nessuno studente schedato tra quelli che hanno partecipato alla manifestazione e non autorizzata di giovedì e nessuna tra denuncia in vista, oltre alle 10 già effettuate. L'avrebbero confermato alcune fonti della Digos. Intanto il vice sindaco Belviso ha annunciato una proposta di legge che punisca con il carcere fino a 3 anni chi devasta la città. Ernesto Oliva. Una fonte della Questura di Roma in mattinata ribadisce che nessuna schedatura di studenti liceali è stata eseguita dalla Digos in occasione della manifestazione non autorizzata che ha avuto luogo giovedì scorso. La stessa fonte precisa che al momento non sono in vista nuove denunce, oltre le 10 eseguite a carico di chi ha invaso il cantiere dello scalo della stazione Tiburtina. Per denunciare occorre riscontrare l'eventuale compimento di reati. Stiamo continuando ad esaminare filmati e fotografie relativi alle proteste e non è certo nostra intenzione punire senza motivo gli studenti, afferma la stessa fonte. Intanto gli studenti universitari romani, in primo luogo quelli della Sapienza, si preparano a manifestare nuovamente evitando, a quanto sembra, la organizzazione di cortei. L'11 novembre, giornata di protesta contro la finanza globale, sono allo studio della capitale alcuni eventi a sorpresa. Il 17 gli universitari aderiranno alla giornata mondiale dello studente, mentre il 22 è fissato un sit-in dinanzi al Ministero dell'Istruzione contro la riforma Gelmini. In questo contesto il vice sindaco di Roma, Sveva Belviso, annuncia una proposta di legge contro i guastatori infiltrati tra i manifestanti. Roma va protetta e anche chi vuole manifestare liberamente. Per questo abbiamo pronto una proposta di legge da presentare al governo all'interno del Salone della Giustizia, in cui noi portiamo da un minimo di pena di 6 mesi ad un massimo di 3 anni chi danneggia volontariamente la città nel suo essere pubblico, storico, culturale e religioso. E prevediamo anche un aggravante che parte da un minimo di pena di 12 mesi per chi lo fa all'interno di manifestazioni autorizzate. E intanto sembra scontata la proroga da parte del Campidoglio dell'ordinanza che vieta cortei nel centro della capitale, ordinanza che scade il prossimo 15 novembre.